Ragazzi, è il momento di creare un nuovo mondo. Attenzione, la serie hardcore del Clapperone si svolge interamente sul suo profilo Twitch in live streaming ogni sera dalle 20:30, tranne il sabato. Il sabato si fa un po' di cactus suoi. Mi raccomando, cliccate sul link in descrizione e andate a seguire il suo canale. Detto questo, buona visione. Ho bisogno del vostro aiuto, della vostra forza per trovare un nome che sia adatto ad un nuovo mondo in hardcore. Lavandino rotante. Lavandino rotante 2. Per ricordarci che questa non è la prima volta che affrontiamo una sfida così difficile ed ardua. Come seed possiamo solamente mettere cactus rotante. Calmi, questo è un momento molto delicato. Il mondo deve crearsi bene, generati bene. Dai, crea un mondo bello. Senti come spicy. Oh my. Questo mondo è... Ma questo mondo è... veramente una m***a. Fa proprio schifo. Madonna, c'è proprio un enorme coso qui. Cioè, siamo spawnati su questa collina, specie di collina strana. Ma che è sta roba? Che cosa c'è? Già vedo roba lì sotto, vedo uno squid. Ma ci penseremo noi ad abbellirlo, non vi preoccupate. Lo renderemo noi un mondo degno di essere abitato da un cactus. Guarda come ruota il cactus, guarda qui. Guarda come ruota. Cactus rotante. Ok, basta perdere tempo. Allora, lì ci sta una palude, ok. Lì ci sta un... biomo orribile. Ecco, già inizia a perdere via. Sapevo. Ma dai, almeno c'è tanta legna qui, quindi da questo punto di vista è onesto. Età della pietra. Sì, è proprio l'età della pietra, ragazzi. Tucche, tucche. Questo, addios. Wow, subito? Già partiamo col wow? E che? Quella è una barca, per esempio. Lì dovremmo andare a prendere quella barca lì. Credo che la cosa migliore, ragazzi, sia trasferirsi in un punto in cui ci sono dei villagers. E, o almeno vicino a dei villagers. Quindi andare a cercare un villaggio e iniziare anche a cercare dei... le navi in giro. Il modo migliore per fare materiale all'inizio, ve lo dico chiaramente. Ho trovato un sacco di roba, a parte armature, in pelle, robe così. Comunque si possono tornare molto utili all'inizio. Diamanti, potete trovare ferro, go. Allora, ragazzi, è il momento di andare a vedere che c'è lì in quella... lì c'è uno zombo. In quella barca. Quindi cactus rotante. Questa è la famiglia dei pugni duri in realtà. Le avventure sono del cactus rotante, ma noi siamo la famiglia dei pugni duri. Noi abbiamo duri noi pugni, non ce l'ha nessuno. Vediamo un po' qui che c'è di bello. Eccola qui, fantastica. Abbiamo già la prima fantastica mappa del tesoro. Vediamo un po' dov'è. Siamo pure vicini. Ok, mettiamoci nel punto strategico. Ecco qua, così. Ta 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 ta. Eccoci qua. Eccola qui. Fantastico, vediamo un po' che c'è qui dentro. Spicy. Bello tutto questo. Bellissimo. Tutta questa bella roba. That's great, man. Abbiamo preso un sacco di ferro. Bello. Vedete quel perché vi dico di andare a cercare le ceste sotto. Andiamo a esplorare qualcos'altro, ragazzi. Vediamo se riusciamo a trovare altre navi. Altre navi sarebbe perfetto trovarle. Vediamo un po'. Ok, per fortuna c'è pure la porta così. Oh yes, dimmi che non è la stessa. Oh, è un'altra, fantastico. Questa qui. Oh, ok. Ok, un po' di zuppe sospette non le prendo perché non si sa mai. Questo ce li mettiamo, raga. C'hanno spine. Quindi vuol dire che se ci colpisce qualcuno, riflettiamo il danno. Hop, hop. Eccoci qua. Trovata, easy. Ah, yes. Baby, già due diamanti. Guarda quanti achievement abbiamo fatto tipo insieme. Guarda qua. Età della pietra. Salto di qualità. Sogni d'oro, ferri del messaggio e diamanti. Tutta la roba che abbiamo trovato, raga. Mamma mia. Così grande. Guarda quanto è grande. Ho occupato tutto lo schermo. Pensate quanti tesori nascosti ci sono sotto la sabbia. Magari voi neanche lo sapete. Sì, altri diamanti. Oh, vede, questo è fantastico, questa cosa. Il diamante che abbiamo trovato è stato fantastico. Mamma mia. Ok, il momento di craftare un po', Piccone in ferro. Facciamo la spada in ferro. I diamanti per adesso li tengo, ok.
non li utilizzo. E facciamo, iniziamo a fare qualcosa addosso, va? Finalmente, almeno, pff, no, siamo coloratissimi, abbiamo tutto e niente qui. Il deserto, a me piace molto il deserto, perché è un ampio spazio, ok, dove è facile anche farmare gli Enderman, perché non piove. E poi è un ampio spazio dove dà vista su tutto. Qui c'è addirittura il bioma corallino. Per me è molto molto buono mettervi in un bioma vicino al deserto. E c'è anche la savana. Savana e deserto sono sempre vicine. Quello è un villaggio? Quello è un villaggio. Ok, perfetto. Questo posto ci sta, ci sta. È un posto fantastico. Quello è un villaggio. Vuol dire che o ci rinfiliamo nella savana, oppure troviamo un posto figo. Questo comunque è tutto il bioma corallino. Guarda che figo che è il bioma corallino. Vicini al villaggio, ma non al villaggio, ok? Tipo qui. Questo per me potrebbe essere un bel posto. Questa bella lingua di sabbia. Oddio, ma perché sempre vicino ai canyon deve stare? Ma non ci credo. Perché vicino a dove mi devo mettere io c'è sempre un maledetto dirupo? Ogni volta rischio di cascarci dentro. Io ho vissuto praticamente nel primo mondo in hardcore tutto così. E non è bello, fidatevi. Non è per niente bello, ve l'assicuro. Ok, però comunque questo è un bel posto, mi piace. Tipo questa bella prateria qui, in mezzo tra il deserto, la savana, un villaggio. Questo è figo, questo posto, mi piace molto. Aggiudicato, questa lingua sarà la nostra, ragazzi. La nostra lingua di sabbia. Ok, iniziamo a fare subito dei barili. Ok, ne facciamo un po'. Non so quanti posso fare adesso, vediamo. Ma no, facciamone un 8, dai. Facciamone 8 per adesso. Ok, iniziamo a mettere, a piazzarne un paio, giusto per, come dire, per iniziare a mettere tutta la roba che abbiamo qui dentro. Andiamo a vedere un po' i villaggiari cosa hanno di bello, va? Anzi, è pure buono che stia, è pure buono che stia proprio al bordo dell'acqua, del mare. Così almeno possiamo, quando sarà, prendere i villager e portarli da noi. Ma lei scambia il carbone come al solito. Che fantastico ragazzo. C'è un buco. Ok. Avete fatto un po' male questa casa. Non vorrei dire, ma il vostro architetto non sembra molto esperto. Piccone in ferro, grazie. Fantastico. Vedo queste scale così messe nel nulla. Oh, ma no, sì che è spawnato male, vedi. Questo doveva essere la tua casetta all'inizio. Ah. Oh, dai, ti ho abbellito la casetta. Dammi un bello sconto. Dammi, ne so, un carbone. Un solo pezzo di carbone e gli smeraldi, no? Mannaggia, te mannaggia. Ah, ragazzi, è un villaggio molto triste. Però vabbè, non è, cioè, è veramente minuscolo e non c'è nulla. Però vabbè, non lo stesso. Cioè, abbiamo comunque dei villagers da prendere quando sarà. Quella è un'altra. No. Ah, un'altra nave pure quella. Ok, andiamo prima a questa e poi andiamo a quell'altra. Un Enderman. Oh, damn. Ha droppato già, che bello. That's great. Ok. E questa è la fortezza subacquea, ragazzi. Ed è qui. È qui a fianco a casa mia. Cioè, proprio a fianco no, ma insomma. Allora, eccoci qui. Questi li lasciamo. Abbiamo 5 cuori del mare. Abbiamo trovato. Abbiamo 10 diamanti senza scavare. Ma questa è una cosa assurda. 43 smeraldi. Questo adesso lo trasporto. 52 di ferro. 54 di ferro. Vediamo, qui a fianco, cioè qui c'è un deserto. In teoria nel deserto si trova spesso e volentieri una fonte di lava. Se la riuscissimo a trovare sarebbe perfetto, sarebbe fantastico. Ok, ok, ok. Ah, ok, c'è una fonte. Un'enorme fonte questa, fantastica. A me servono 4 per fare l'enchantment table, ok. E poi me ne servono 10, giusto? 10, sì. In realtà sono 14, non ne servono 14 perché non serve metterlo agli angoli. Tuk. Tata, e mettiamo il libro in cima e pum! Eccolo qui, l'enchantment table, tutto per noi. Ragazzi, questo enchantment table adesso in realtà potremmo utilizzarlo anche per enchantarci tipo già roba tipo il piccone in ferro, roba così. L'armatura in ferro, prima che facciamo la diamante ci vorrà, quindi. Allora, ragazzi, direi che come primo episodio della nuovissima serie del Cactus Rotante può essere tutto. Eccoci qui, cactus rotante già full ferro, enchantato, proprio non gli frega niente, guarda che voi non mi guarda male, guarda. Ah, cazzo, proprio incavolato, guarda qui, incavolatissimo. Saluto, vi voglio bene, l'episodio finisce qui, della Rotante Craft.